Violenza privata, pressioni nei confronti dell'ex sindaco di Casa Pesenna, Giovanni Zara, e minacce per impedirgli di rilasciare interviste e dichiarazioni pubbliche contro l'allora capo clan dei casalesi, latitante Michele Zagaria. Con queste accuse è stato arrestato l'attuale sindaco del comune del Casertano, Fortunato Zagaria, nel corso di un'operazione condotta dalla DIA di Napoli su indicazione del GIP del Tribunale Partenopeo. Nel corso del blitz scattato all'alba sono stati perquisiti il comune di Casa Pesenna e le abitazioni di alcuni consiglieri ed ex consiglieri. Gli investigatori cercano di ricostruire la rete di contatti e aiuti che ha consentito al boss Michele Zagaria di rimanere latitante per 17 anni prima della cattura avvenuta lo scorso 7 dicembre. Proprio negli uffici del comune, i PM Conzo, Maresca e Falcone sperano di trovare elementi su chi ha costruito il bunker nel quale Michele Zagaria si nascondeva quando è stato arrestato, una camera sotterranea blindata, chiusa da un soffitto scorrevole. Tra le persone indagate c'è il consigliere comunale Luigi Amato, ritenuto molto legato al capoclan. A condurre l'operazione il capo della DIA di Napoli, Maurizio Vallone. Il fatto specifico che viene contestato sono delle gravi minacce che un allora vice sindaco, attuale sindaco, aveva rivolto nei confronti dell'ex sindaco di Casa Pesenna, minacciando a nome e per conto di Michele Zagaria di non rilasciare più dichiarazioni contro il clan dei casalesi e di non permettersi più di nominare Michele Zagaria nelle sue esternazioni pubbliche. A seguito di questa vicenda consiglio comunale si autosciolse per dimissione dei consiglieri. All'esito delle nuove votazioni, Fortunato Zagaria venne eletto poi sindaco di Casa Pesenna.